Buonasera a tutti, un piacere vedere la sala del Circolo Gramsci così affollata di persone sicuramente motivate e interessate. E questa sera abbiamo degli ospiti che ritengo abbastanza importanti, decisamente importanti. Partendo dalla mia sinistra, l'ex sindaco di Bologna, il sindaco di Bologna Walter Vitali, che immagino tutti conosciamo. Alla mia destra Andrea De Maria, poi segue l'assessore Matteo Lepore e il nuovo assessore metropolitano al bilancio personale Marco Monesi. E l'incontro è organizzato dai quartieri delle Unioni Porto San Vitale, Saragozza e Reno, quindi è la prima iniziativa che facciamo sotto forma di, diciamo, una sinergia tra quartieri di Unione diverse del Partito Democratico. In precedenza sono già state svolte varie iniziative sulla città metropolitana, diciamo che questo nuovo ente che è entrato in funzione dal 1 di gennaio ufficialmente ha avuto un suo iter abbastanza lungo nel tempo, è approdato con la legge Delrio a una sua formazione, alla sua costituzione e sta entrando in funzione nel senso pieno. Nei dibattiti precedenti sono state rilevate alcune opportunità e alcune criticità. Io direi che su questo, che stasera, al di là del fattore tecnico informativo su come funziona la città metropolitana, è stato bene che ci soffermassimo, anche chiedendo un intervento ampio da parte vostra con osservazioni, domande, relatori e comunque elementi vari. Volevo tracciare due questioni che sono emerse negli incontri precedenti, che secondo me sono abbastanza rilevanti. Da un lato il fatto che, su questo molti hanno così dato indicazioni, si gradirebbe che ci fosse un sindaco metropolitano, non come elemento che emerge, come funzione che emerge da, diciamo, da una elezione di secondo livello, di secondo grado, ma come elezione diretta da parte della cittadinanza. Questo gli darebbe una certa legittimità superiore, secondo molti, che sono intervenuti nelle volte precedenti. Questo è un problema su cui chiamiamo evidentemente a riflettere sia voi sia i nostri ospiti. Poi il discorso della regione, le competenze della regione. La regione non ha ancora completamente portato a termine l'iter, per così dire, legislativo che deve supportare questo nuovo ente. Altro elemento molto grave, grosso, critico che è emerso è la collocazione del personale degli enti locali, quindi che deve essere in qualche modo riallocato, ridistribuito all'interno di questa nuova situazione. Poi c'è il discorso sullo statuto, quindi ciò che norma, per così dire, la città metropolitana stessa e il ruolo delle autonomie che si trovano ad agire in una nuova sinergia. E quindi il problema di regolamentazione. Poi c'è il discorso della pianificazione strategica, perché evidentemente non è più ciascun comune che agisce in veste proprie, ma bisogna agire su una base di tipo diverso. Nodo caldissimo, quello delle partecipate, le società partecipate dei vari comuni, tipo Era, Leoporto, Fiera, quindi come possono agire in questo contesto. Il regolamento urbanistico è legato a questo, il discorso dello sviluppo sostenibile del territorio, lo sviluppo economico e sociale dei territori stessi, la mobilità e viabilità, sto facendo una specie di elenco per così dire delle situazioni, i servizi pubblici sia alla persona sia servizi pubblici in senso generale e ultimo ma discorso molto grave che è emerso ultimamente, il problema della legalità. Quindi abbiamo presente il discorso sulle infiltrazioni mafiose che è emerso da recenti fatti con rilevanza giudiziaria e penale, direi che questo funge da collante, anzi bisognerebbe che ci liberassimo di questo, di tipo trasversale a tante tematiche che sono pienamente attinenti alla città metropolitana. Allora la parola per primo al senatore Walter Vitali, il quale ci propone una serie di slide che ha utilizzato anche nel corso di formazione per i nostri parlamentari e amministratori a Roma a livello nazionale, quindi abbiamo per così dire una lezione molto qualificata questa sera di cui lo ringraziamo. Formazione che è stata organizzata assieme ad Andrea De Maria, che come responsabile della segreteria nazionale del Partito Democratico appunto per la formazione, direi che hanno agito in modo ottimo perché ho avuto modo di vedere le registrazioni effettuate, quindi direi che possiamo passare la parola al senatore Vitali. Grazie per contenermi in
quarto d'ora, però ho pensato bene di utilizzare queste diapositive che, come veniva detto, grazie ad Andrea De Maria che mi ha invitato appunto a questo corso di formazione, sono sul sito anche della sezione, no, di formazione del PD, e comunque sia sono a disposizione, quindi bravissimo, ce l'hai già, le metto a disposizione. Io vi parlo dal lato, diciamo, dell'esperto, anche perché, e ci tengo a dirlo, diciamo, i contenuti di parte di queste slide sono quelli di un capitolo che ho scritto insieme a Luciano Vandelli in un volume che è stato pubblicato dal Mulino nel 2014, un'agenda per le città, che contiene una serie di contributi dell'attività di laboratorio urbano. Lo dico perché, se siete interessati, lo trovate anche come ebook a soli 15 euro sul sito del Mulino. No, in pubblicità non guasta, però che c'era proprio Matteo quando l'abbiamo presentato in archiginnasio. La seconda cosa è che è nato da pochissimo Urbanit, che è un centro nazionale di studi per le politiche urbane promosso da 7 università e da 3 soggetti, tra cui anche l'ANCI, ha sede a Bologna, vuole essere un centro anche di relazioni internazionali. Grazie al Comune di Bologna abbiamo anche un aiuto, un supporto particolare, del quale io sono gratuitamente direttore esecutivo. Questo per dirvi come questo tipo di impegno, insomma, sta gratificando molto e credo possa dar luogo a delle realtà anche di studio e di formazione che hanno e possono avere anche una ricaduta in città. Detto questo, qui naturalmente non si vede fino là in fondo, stiamo ai punti fondamentali. Noi diciamo sempre le città metropolitane sono 24 anni nella legislazione italiana, non si sono ancora realizzate. Questa slide è intitolata Progressi e fallimenti del governo metropolitano in Europa, perché non è un percorso lineare quello verso l'individuazione di forme di governo adeguate alle grandi aree urbane europee. È un dibattito che è iniziato negli anni 60 e 70 dello scorso secolo, perché i grandi poli urbani si erano un po' dappertutto sviluppati molto al di là dei confini amministrativi tradizionali, ma la ricerca di metodi di governo speciale, quindi non come le altre aree territoriali, ma speciale per le città metropolitane, per aree metropolitane, è un qualcosa di abbastanza complesso che ha conosciuto appunto vicende alterne. Salto naturalmente perché altrimenti non ce la faremo. Ecco, fondamentalmente i modelli di governo metropolitano europeo, diciamo, oscillano tra queste due polarità: forme di governo forte, nelle quali sostanzialmente si dà luogo a un accentramento in un ente metropolitano di poteri e di funzioni anche di carattere regionale e nazionale, attenzione, ci sono soprattutto alcune capitali che sono essi stessi dei LEM, come ad esempio Berlino o Parigi, che hanno poteri particolarmente forti, o anche Londra, eccetera. Quindi questo è intanto un tema importante, cioè quando parliamo di città metropolitane non dobbiamo guardare solo alle attuali funzioni comunali, dobbiamo appunto pensare a qualcosa che giustifichi ad esempio la differenza tra città metropolitane e provincia, altrimenti tanto valeva parlare di provincia. L'altro, diciamo, punto di oscillazione è quello di forme appunto di coordinamento sostanzialmente funzionale di agenzie tra le istituzioni esistenti. Adesso lasciamo stare un po' tutte le vicende un po' storiche e vediamo. Ecco, qui c'è una piccola rassegna, adesso se non lo vedete là in fondo, vi ripeto, poi le slide sono a disposizione, dei modelli di governo e, come vedete, molti, molto diversi, che ci sono in Europa. Abbiamo ad esempio questi, lo dicevo prima, città-stato, città-regione, quale Berlino, Amburgo, Madrid, Vienna, Bruxelles, realtà metropolitane che sono sostanzialmente coincidenti con un soggetto dotato anche di poteri legislativi. Poi c'è il modello delle cosiddette città-provincia, quali Monaco, Francoforte, gran parte delle città tedesche, dove c'è una concentrazione dei poteri provinciali in capo al comune capoluogo, mentre l'area esterna costituisce una provincia ciambella.
per chi di voi ricordano tutto il dibattito sulla città metropolitana di Bologna dall'inizio della legge, quindi dall'inizio degli anni 90, si ricorderanno che si parlò, soprattutto nella fase iniziale, di un'ipotesi del genere, no? E la contestazione, la critica fu soprattutto quella che non si poteva fare appunto la provincia Ciambella. Poi abbiamo un ente metropolitano elettivo, Londra, Stoccarda, Amsterdam, Rotterdam, con poteri rinforzati ma non legislativi, che ricomprende un'ampia pluralità di municipi senza grande comune capoluogo. Qui c'è un punto importante della legge, che so che è criticato, però io francamente sarei abbastanza favorevole a mantenerlo, perché la legge, ed è questa una novità assoluta, dà a questo livello delle città metropolitane un'autonomia statutaria veramente inusitata, perché con lo statuto le città metropolitane e solo le città metropolitane, quindi non le province, solo le città metropolitane possono distribuirsi le funzioni tra comuni e città metropolitana e possono addirittura decidere circa le modalità di elezione degli organi. Attualmente il sindaco e il consiglio metropolitano sono di secondo grado, ma la legge dice che qualora lo statuto lo preveda si può andare verso l'elezione diretta, già tu lo dicevi, no? Del sindaco e del consiglio metropolitano, ma la legge pone una condizione: in quel caso non deve esistere il grande comune, ma occorre un'articolazione del grande comune in ulteriori comuni, proprio come qui, perché qualora si andasse invece ad una presenza contestuale di un sindaco metropolitano eletto direttamente e di un grande comune col sindaco eletto direttamente, voi capite che avremmo un dualismo insopportabile, perché non è più come la prima la provincia, perché la provincia aveva funzioni e poteri molto limitati. Qui invece siamo di fronte a due sindaci che sarebbero eletti tutti e due direttamente. Infatti, l'altra forma di governo metropolitano europeo che funziona è quella lì. Sono le forme associative come le comunità urbane francesi, in sostanza, no? Lione, Bordeaux, Marsiglia, Strasbourg, Lille. Sono aggregazioni tra comuni interessati, quindi le comunità urbane, dove il presidente è il sindaco del comune capoluogo. E badate bene che non è vero quello che si sente dire abbastanza abitualmente, e cioè che se l'ente è di secondo grado non può avere potere. Andate a vedere quanto e che cosa governa, ad esempio, la comunità urbana di Lione. Ha un bilancio di 1,5 miliardi di euro, tanto per dire, e tutto il resto che ne viene dietro. Quindi bisogna anche, diciamo, cercare di comprendere da altre esperienze, non per volerle copiare naturalmente, quali sono, diciamo, le vere questioni in gioco, ma su questo poi arriveremo. Ci sono le autorità di settore, appunto, di cui ho già parlato prima, e forme invece molto più lievi di collaborazione e di partecipazione. La via italiana alle città metropolitane la conosciamo, l'ho detto, sono 24 anni che ci stiamo provando. Alla fine, devo dire, per ragioni esogene, cioè perché a un certo punto si è cominciato a dire che bisognava sopprimere le province, e questa è la verità, poi non sono state soppresse, sono state trasformate, si è arrivati finalmente a individuare nella attuazione della città metropolitana una opportunità, e quindi dal 1 gennaio, tra l'altro Bologna ha avuto il merito di essere tra le tre, credo, non tanto di più, città che hanno fatto lo statuto entro il termine di legge previsto, noi abbiamo finalmente questa nuova entità. Vi voglio invece ancora questo, ecco, voglio soffermarmi un attimo sulle opportunità che offre la legge. Attenzione, anche qui tutto questo discorso un po', diciamo, teorico deve poi fare i conti, ma immagino che Modesi ne parlerà, con il gravissimo problema attuale dei tagli proprio sulle province, no? E del fatto che, come avete visto, addirittura i dipendenti provinciali non sanno bene cosa succederà per quanto li riguarda. Quindi è chiaro che viviamo un momento di forte contraddizione tra, secondo me, potenzialità molto grandi che la legge consente e una realtà come questa che naturalmente occorre, con la quale occorre purtroppo fare i conti.
Però qui noi abbiamo appunto, che sono enti territoriali di area vasta, sono funzioni fondamentali, ci arriveremo tra un attimo, veramente molto importanti. Non vi sto a dire sugli organi, che abbiamo già capito, il Consiglio è eletto appunto dalla platea, dall'assemblea di tutti i sindaci, il sindaco metropolitano può, che è appunto il sindaco di Bologna, Virginio Merola, nominare un vice sindaco, può assegnare anche delle deleghe ai consiglieri metropolitani. Ecco qui quello che dicevo prima, in fondo noi abbiamo in Costituzione nell'articolo 118 un principio di differenziazione che dice che non è vero che debbano essere istituzioni uguali dappertutto, inattuato. Questa è la prima volta nel quale questo principio viene effettivamente attuato. L'autonomia statutaria, ve ne ho già parlato, le modalità di elezione del sindaco e del consiglio metropolitano, ve ne ho già parlato. Ma qual è, secondo me, la vera questione? La vera questione, come diceva Massimo Severo Giannini, che è maestro, diciamo, del diritto amministrativo italiano, è quella delle funzioni. All'inizio sono le funzioni. Bisogna partire da lì. Cioè, per funzioni cosa intendiamo? Non intendiamo solo un fatto astrattamente amministrativo, interno, un gioco di poteri, no, tra i vari livelli istituzionali. No, parliamo di strumenti che sono necessari per rispondere alle esigenze per le quali nasce questa nuova realtà. Prima di tutto perché vogliamo essere più in grado di stare nella competizione internazionale tra territori, e solo con una forte entità di governo metropolitano riusciremmo a farlo, non con la vecchia provincia. Secondo luogo perché la cittadinanza è ormai a tutti gli effetti di carattere metropolitano, e questo lo sappiamo da tempo. In terzo luogo perché con questa nuova entità e con gli strumenti che lo statuto ci mette a disposizione possiamo rendere meglio i servizi attuali che rendono i comuni e i propri concittadini, e se possibile anche migliorarne la qualità. E allora la prima questione fondamentale è il piano strategico. Il piano strategico non deve essere inteso come un qualcosa che si aggiunge ad altro, perché già oggi i vari livelli istituzionali di piani ne fanno fin troppo. Qui starà a voi la vostra capacità di fare del piano strategico, di cui, come sapete, Bologna ha già una elaborazione molto forte, ma qui si va a formalizzarlo, un piano dei piani, cioè un qualcosa che riesca effettivamente a dare indirizzi in ogni campo, in ogni settore di attività della città metropolitana. La pianificazione territoriale è un punto cruciale, ma anche, devo dire, un punto sul quale si dimostra quello che cerco di sostenere da questo momento in poi, e cioè che la città metropolitana non è un atto che si compie e si conclude nel momento in cui si approva lo statuto. Quello è un adempimento fondamentale a cui è già stato dato seguito, perché lo statuto è stato fortunatamente approvato. Ma a parte che lo statuto, così come è approvato, può essere anche tra un po', no, c'è scritto anche alla fine, occorre verificare, può essere cambiato ed eventualmente migliorato. E poi lo statuto da solo non ci dice niente. Qui è una fase di trasformazione così profonda di carattere costituente che deve essere in qualche modo accompagnata, no, con un'azione di carattere proprio continuo. E il tema della pianificazione territoriale ne è una prova. Perché lo statuto potrebbe prevedere che la componente strutturale della pianificazione passa tutta sul livello metropolitano, che i comuni fanno solo la pianificazione operativa e che si fa un unico regolamento edilizio. Perché ho detto potrebbe? Perché il nostro statuto attualmente non dice così, purtroppo. Diceva così la proposta iniziale. Poi io capisco che siamo in una fase nella quale c'è ancora troppa diffidenza tra i diversi livelli, tra i comuni, e non c'è ancora un'entità metropolitana reale per fare questo passo, che secondo me è essenziale. Guardate, ci conosciamo, no? Io ho fatto il sindaco, bene, in questa città è la cosa mia nuova. Ma il livello comunale, in una fase di difficoltà economiche come questa, è quello più esposto alle pressioni per edificare ulteriormente, laove magari si potrebbe anche evitare di edificare per andare a riqualificare delle zone già edificate. Perché? Perché arriva, diciamo così, il soggetto attuatore e dice: caro comune, caro sindaco,
tu hai bisogno di un nido, hai bisogno di una pista ciclabile, li hai i soldi? No, vedi, te lo faccio io. Realizziamo il comparto e io ti faccio il nido e la pista ciclabile. È legittimo, no? Ed è legittima anche la scelta di chi dice, vabbè, poiché io devo corrispondere a queste istanze dei miei concittadini, vabbè, sarà che faremo qualche casa in più. Il problema è che il piano territoriale di coordinamento prevedeva una limitazione anche delle previsioni urbanistiche, ma non è stato in grado di realizzarle perché alla fine i comuni hanno ampliato di molto le loro previsioni. Quindi è chiaro che il livello non è quello, può essere solo quello metropolitano al quale fare le grandi linee di pianificazione per lasciare poi ai comuni solo l'attuazione. Questa è una possibilità che deve essere secondo me colta. Alla città metropolitana possono passare tante funzioni attualmente in capo ai comuni. Io qui faccio molti esempi, parlo di servizi a rete, parlo di servizi sociali, piccolo esempio riguarda gli anziani. La somma di tutti gli interventi che i comuni fanno per gli anziani, più il fondo regionale per la non autosufficienza, fa 150 milioni di euro l'anno. Quindi una bella massa. Se tutto questo fosse unificato a livello metropolitano, probabilmente sarebbero possibili delle economie di scala che darebbero luogo a risorse che potrebbero essere reimpiegate in questi campi. Qui incontriamo la regione, però la regione dovrebbe, a differenza delle altre province, riconoscere che è la città metropolitana il soggetto e non le singole ASL che gestisce l'assistenza agli anziani autosufficienti. Se c'è la città metropolitana, secondo voi i direttori delle ASL chi li nomina? Per me è il sindaco metropolitano. E delle due ASL bisognerebbe farne una sola, quindi Bologna e Imola, e naturalmente la conferenza che attualmente c'è, sono quella sanitaria, i suoi poteri dovrebbero essere assunti integralmente dal Consiglio metropolitano, dalla città metropolitana. Però bisogna andare in regione, via Aldo Moro 30, a dire, cara regione, no, per te a dire sono l'indirizzo, così lo sappiamo tutti, cara regione, tu adesso stai per rilegiferare, perché tutte le funzioni che le regioni avevano date alle province sono state riportate in capo alle medesime, quelle non fondamentali. A questo punto ogni regione legifera. Vorrai riconoscere che un conto sono le altre province e un conto è la città metropolitana di Bologna? E allora cominciamo a vedere. Abbiamo parlato prima di urbanistica, dove anche la legge regionale conta molto, adesso parliamo di sanità. Per l'istruzione, oltre alla regolamentazione unica, perché prima ho fatto il caso dell'edilizia, ma in tutti i campi si potrebbe arrivare ad una unica regolamentazione, in modo tale di evitare che tra Porto e Casalecchio ci siano ad esempio delle differenze per quanto riguarda il regolamento d'accesso ai nidi o gli anziani o quant'altro. I comuni hanno la manutenzione degli istituti scolastici? Bene, allora si faccia un unico servizio metropolitano per quanto riguarda questa cosa che è tanto uguale dappertutto. Ancora la cultura, questo è previsto nella legge e credo si stia muovendo per farlo, esercitare funzioni in comune di predisposizione di documenti di gara, stazione appaltante, monitoraggio dei contratti, concorsi del personale. Cioè in sostanza agire su tutta la parte cosiddetta del back office, no? Quello che sta dietro sostanzialmente i servizi ai cittadini, per alleviare un pochino anche le condizioni di crisi finanziaria degli enti locali. Io penso che questa sia una grande opportunità che non si gioca, lo ripeto, con un atto formale come lo statuto, ma in un processo che deve andare avanti. La mobilità. Se c'è una ragione per la quale nascono in tutto il mondo, no? Istituzioni metropolitane, innanzitutto è quella. E allora, vogliamo dare a Bologna la gestione del servizio ferroviario metropolitano che attualmente invece è in capo alla regione, unificando così i due servizi, quello del ferro e quello della gomma, anche questo chiama in causa la regione. E così via, insomma, il campo dello sviluppo economico e sociale. E ancora una volta, diciamo così, l'omogeneità per quanto riguarda
anche il commercio. Infine, le altre funzioni. C'è una norma programmatica della legge che prevede che Stato e Regioni possano attribuire loro funzioni alle città metropolitane, naturalmente attribuendo anche le risorse per svolgere. Ecco, qui ci sono in tanti campi, qui ho indicato pianificazione territoriale, politica abitativa, ambiente, welfare, sanità, istruzione, eccetera, eccetera, tante di queste funzioni che potrebbero essere trasferite. Ecco, ho concluso per dire che secondo me siamo di fronte, come sempre in questi casi, a un processo di cambiamento forte, del quale dobbiamo avere fiducia. Sappiamo che ci sono dei punti di criticità, come quello sulle risorse, sul personale molto forte che ho detto prima. Non, mi raccomando, non fermiamoci di fronte alla legittima discussione circa le modalità di elezione degli organi, che è una cosa fondamentale, ma intanto cominciamo ad assaggiare questo budino e poi magari quando ne abbiamo sentito il sapore saremo anche in grado di dire se ci vuole anche un certo condimento oppure no.